Tisanoreca 2, all'avanguardia, 31 nuovi prodotti dolci e salati, tutti senza glutine, con meno carboidrati e più proteine vegetali per aiutare la tua linea. Prova nei nostri centri qualificati il frutto della nostra ricerca scientifica, la nuova dieta brevettata Tisanoreica 2. I prodotti Tisanoreica 2 ti aspettano nel centro benessere Sole Luna di Casinina di Auditore. Scegliete Tisanoreica 2, pratica ed efficace, e soprattutto ricordate, non sono a dieta, sono in Tisanoreica 2. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino Turbino, per info 0722 362635. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casinina d'Auditore. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge il piccolo santuario dell'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Quello che andrò a leggere ora è un dolcissimo saluto. È un dolcissimo saluto scritto da, non da chi se n'è andato, ma da chi momentaneamente sta aspettando. Eccoli qua. Credo che non ci siamo tutti, perché Ismaele aveva talmente tanti amici. Se si potessero abbassare le luci mi fanno cenno, però non lo so se effettivamente adesso è possibile. Io credo che siate tutti pronti per ascoltare questa breve ma intensa poesia. La morte non è nulla, non conta. Io me ne sono solo andato nella stanza accanto. Non è successo nulla. Tutto resta esattamente com'era. Io sono io, e tu sei tu, e la vita passata che abbiamo vissuto così bene insieme è immutata, intatta. Questa, la nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto. È la stessa di prima. C'è una continuità che non si spezza. Cos'è questa morte, se non un incidente insignificante? Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri, dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista? No, non sono lontano, sono dall'altra parte, proprio dietro l'angolo. Va tutto bene, niente è perduto. Un breve istante e tutto sarà come prima. E come rideremo dei problemi della separazione quando un giorno ci incontreremo di nuovo. Ciao Ismi, grazie ragazzi. Grazie, grazie a tutti. Finalmente Ivan, ti abbiamo trovato. Allora,
cerca, che ti ricerca, a parte tantissime persone, perché più di 1000 persone oggi sono arrivate al palazzetto dello sport di Monte Fiorentino per questa serata. Il Montefeltro non dimentica, non si scorda di Ismaele, già 12.000 euro consegnati a mamma Deborah. Tra poco Iva nel gran finale sarai tu a gestirlo, a salutare tutti quanti insieme a Bianca, che già la vediamo che si sta preparando. E allora Ivan, tu mi hai detto qualche giorno fa che sarà una cosa che hai voluto tenere nascosto un po' ai limiti, quindi adesso ormai è ora di svelare le carte perché stai andando in scena, raccontaci un po'. Allora, caro Franzi, che ti devo dire? Hai detto quasi tutto a te, ma non mi rimane più niente da dire. No, c'hai da dire, dai, vai. Guarda, è uno spettacolo molto comunque forte, perché alla fine lancerò un messaggio proprio finale negli ultimi 2 o 3 passi, che sarà molto forte. Spero che la mamma di Ismaele non si metta a piangere, ma invece corra sorridendo verso da me per darmi un bel abbraccio. È un ballo nel quale mi spingerò molto al limite, farò delle cose per una persona comunque malata di sclerosi che erano proprio impensate, e io spero di riuscirla a fare, perché ancora lo spettacolo non l'ho fatto, perché in modo che arrivo lì mi blocco e non riesco a farlo. No, conoscendoti sono sicuro che appunto lo farai col cuore e riuscirai nel migliore dei modi. Comunque ti conosco bene, mi fido e non mi fido, dopo chiedo a Bianca un po' i dati tecnici, perché invece raccontiamo un po', sei stra impegnato, ricordiamo intanto un appuntamento perché tra poco sarai ospite di entrambi i due. E non vedo l'ora, perché mi hanno detto che da voi c'è proprio un'atmosfera come da bar, no? Che si riesce anche a scherzare tra i due conduttori, e non vedo l'ora. Bene, bene, poi ricordiamo che poi oggi uno spettacolo, forse il primo spettacolo, un nuovo inizio, perché ci sarà Viola per la prima volta a vederti proprio da qua, quindi insomma penso che sia il giudice quello un po' più severo. Guarda, lo sai, ci pensavo poco fa, infatti questo è il primo spettacolo dove ci sarà dietro mia figlia, e lo sento ancora di più perché oltre a esserci mia figlia c'è anche la mia compagna, che solitamente non riesce a venire. E quindi per me oggi vale doppio la cosa, molto sentita di più. Io già ti dico, guardiamo lì Viola con che occhi ti guarda, già ha capito tutto. Ricordiamo che però ha fatto la cacca. Ecco, quindi te adesso cambia prima di andare in scena, perché è un bravo babbo, perché te fai vedere i filmatini su Facebook. Adesso noi vediamo, noi poi vi diremo. Ivan, comunque ricordiamo, tu sei il volto nazionale di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Ricordiamo che è importante chi vuole e chi può sostenere e seguire comunque anche le tue attività, l'attività di AISM, per conoscere di più su questa malattia. Certo, chi mi vuole seguire va su Facebook Amici di AISM in provincia, e chi vuole partecipare alle mie iniziative per il mio sogno, per il quale sto cercando di concretizzare, creare un centro di sostegno per le famiglie che si trovano questa realtà come la mia, ben venga. Ivan, buon ballo, intanto però verifico. Merda. Qui ce l'abbiamo anche fresca e qui chiudiamo, direi. Esatto, quindi a tra poco. Bianca, ci hai raggiunto anche tu, quindi Ivan, non le tende ancora, non le leviamo. Raccontaci un po'. Ha detto, ma sarà vero, al limite per qualsiasi persona sarà questo ballo, è vero o no Bianca? Allora, diciamo che questa è un'esperienza veramente molto particolare, ragazzi, perché lui è arrivato un po' in quello che è il suo limite, secondo me, ha veramente osato, stavolta ha davvero osato. Io ballando con lui mi sono veramente resa conto di come si possa arrivare a tanto solo con la forza veramente del pensiero, la voglia di voler arrivare a quel livello, e lui ce l'ha fatta. Devo dire che quasi mi sembra di danzare con un ballerino, e ve ne accorgerete, non dico cose che non hanno veramente. Mi è piaciuto il quasi, quasi ballerà come un ballerino, promesso. Allora noi tra poco lo vedremo. Devo dire che è un onore, sono molto molto contenta di questo, perché è per Ismaele soprattutto, ed è per far capire, comunque mandare un messaggio che attraverso le emozioni, in fondo la danza è emozione, si può comunque esprimere ed arrivare a molto. Ivan, noi ci fermiamo un altro po' qua perché è arrivata l'organizzatrice, quindi anche voi dovrete ancora aspettare per vedere lo spettacolo, che comunque vi garantisco che sarà veramente veramente bello. Claudia, tu sei l'organizzatrice di questa serata tra spettacolo e divertimento, però con un grande scopo, uno scopo nobile, uno scopo molto importante. Il Montefeltro non dimentica Ismaele. Come nasce questa serata e come avete portato oltre 1000 persone qua raccogliendo 12.000 euro, quindi una cosa record, direi. Sì. L'iniziativa nasce dall'idea di alcuni di noi delle Pro Loco, di presidenti delle Pro Loco e comitati locali, per dare un segno forte alla scomparsa di Ismaele. Noi non ce lo vogliamo dimenticare,
e vogliamo che tutti pensino che Ismaele è qui e vogliamo chiedere comunque che venga fatta giustizia per lui. È importante che non si possano accettare certe cose, non si possano dimenticare, per cui si lascia molto parlare la gente che ha partecipato così numerosa a un'iniziativa molto semplice, conviviale, una cena che poteva essere per tutti, e quindi tutti hanno dato un contributo. Devo ringraziare un sacco di persone che hanno contribuito anche volontariamente, un sacco di persone, di volontari delle Proloco che hanno lavorato per mettere in piedi una cosa così che non è mai stata fatta. 5 Proloco non hanno mai lavorato insieme. Quindi potrebbe essere la prima di una lunga serie di iniziative, anche appunto per valorizzare e per aiutare chi ha bisogno questo magnifico territorio, perché è un territorio molto bello, a volte un po' dimenticato, si dice. Avete già quindi in mente qualcos'altro, qualche idea? Assolutamente sì. Noi lo vogliamo sapere, quindi. Non abbiamo ancora concretizzato in pratica le iniziative che faremo, però ci siamo divertiti e siamo riusciti a essere coordinati, andare d'accordo e cercare di fare il meglio possibile. Per cui l'obiettivo è quello di andare avanti con questi presupposti e ricordando sempre anche le persone che hanno bisogno. Gelo, veglio su di te, io sono il tuo.